La chiesa di Quistello è stata la più colpita dal sisma di 2 anni fa, con oltre 4.400.000 euro di danni. Sono in tutto 5 i templi più martoriati in provincia e che necessitano di ingenti interventi di recupero per un totale di circa 15 milioni di euro. Il vescovo di Mantova, Monsignor Roberto Busti, ha voluto fare un appello alle istituzioni affinché possano arrivare aiuti. Nello specifico, sono necessari per la chiesa di Quistello 4.425.000 euro. Ricordiamo che per la canonica quistellese il progetto è già stato appaltato, si attende solo la domanda di contributo regionale per le prime case, in quanto la struttura è l'abitazione del parroco. Per Bondeno di Gonzaga 4.390.000 euro, per Moglia 3.500.000 euro, per San Giovanni del Dosso 2.900.000 euro e per Quingentole 550.000. Tutte purtroppo senza assicurazione, solo 66 delle 129 ne erano provviste. Impossibile l'abbattimento delle più ammalorate, anche per motivi normativi. Vorrei che fosse un appello molto forte, non perché lo faccio io, lo fa il vescovo, ma perché io do la voce a tante persone che, vivendo ancora in una situazione di disagio per le loro chiese, per i loro centri storici, ci chiedono quando possiamo incominciare. La malattia è talmente grande e la necessità di fondi è talmente forte che per questo, insomma, chiediamo che anche a queste persone si possa dare perlomeno un tentativo di risposta, che poi durerà un po' a lungo, ma perlomeno che sia di speranza. Sono dei casi importanti perché già attualmente le parrocchie, per la conservazione dello stato di degrado delle stesse edifici, impegnano molte risorse mensilmente. Quindi prima si interviene, prima è importante recuperare gli edifici. A 2 anni dal sisma sono una cinquantina le strutture che rimangono da recuperare. I cantieri sono aperti a San Benedetto Po, Suzzara, Revere, Poggio Rusco, Tabellano, San Prospero e Villa Poma. Tra i fondi finora raccolti citiamo la Caritas con oltre 1.800.000 euro, ricordando anche le 8 famiglie aiutate che non rientravano nei parametri normativi dedicati alla sussistenza post-sisma, e il fondo diocesano per il terremoto che rimane aperto, quasi 6.270.000 euro che sono già stati spesi, destinati o impegnati. Entro la fine del 2015 la sommità del campanile della Basilica Palatina di Santa Barbara tornerà al suo splendore pre-terremoto, restituendo a Mantova il suo skyline completo. Sono 700.000 gli euro necessari al suo restauro e ripristino, con il progetto, che non ha precedenti, di una struttura leggera di Marco Fasser della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Brescia, Cremona e Mantova e dell'architetto Alberto Moretti di Udine. 150.000 euro sono arrivate dalla Direzione per i Beni Culturali. Una certa cifra ci proviene dall'assicurazione perché per fortuna negli anni passati Santa Barbara è stata assicurata. Abbiamo ricevuto circa 40.000 euro da parte dei volontari del Touring Club, che hanno fatto una raccolta in tutta Italia e la stanno ancora promuovendo, così che speriamo di poter ottenere circa altri 10.000 euro. E abbiamo avuto dei sussidi, dei contributi anche da parte degli amici tedeschi, in modo particolare da parte di Weingarten. Però tutto il resto sarà a carico della diocesi.